chiamo Massimo Giacon, sono qui al Festival Toccati per presentare il mio libro con Tiziano Scarpa. Il libro si intitola Il mondo così com'è ed è un graphic novel che potremmo anche considerare una specie di libro gioco, per cui è assolutamente adatto alla manifestazione. Sono un disegnatore, naturalmente sono il responsabile delle immagini del libro e oltre ad essere un disegnatore di fumetti sono un illustratore, artista, designer e musicista. Diciamo che io ho sempre avuto una forte propensione per il gioco, non sono uno di quelli che arrivati a 50 anni ha smesso di giocare, anzi tutt'altro, potrei considerarmi da una parte un hardcore gamer, come dicono gli esperti di videogiochi, perché praticamente io ho cominciato a giocare con i videogiochi da quando era uscito Pong, il primo videogioco in assoluto, o comunque il primo cabinato, si direbbe. Ma naturalmente prima che in maniera molto continuativa, io continuo a giocare a tutti i giochi, giochi da tavolo, giochi con le carte. E sono effettivamente, devo dire, che a me dispiace dover anche lavorare, perché altrimenti io giocherei sempre. Ecco. Non sono un giocatore compulsivo, nel senso che non mi piacciono i giochi d'azzardo. Naturalmente il rapporto con il gioco relativo a uno che fa la mia professione è costante, perché in fondo quando ho iniziato a disegnare i fumetti è una cosa di cui ho perso la memoria, un po' per l'età, un po' anche perché ho cominciato a fare i primi fumetti che avevo tipo 6 anni, no? Non che li avessi già pubblicati a quell'età, magari, ma in realtà costruire delle storie attraverso una sequenza di immagini per me è sempre stata una cosa quasi naturale, proprio una cosa che io desideravo fare, e una cosa che è iniziata proprio come gioco e poi è diventata una professione. Però sostanzialmente fare immagini, costruire immagini, fare fumetti è giocare. Anzi, se si perde la felicità del giocare, poi alla fine anche il pubblico ne risente, perché sente che te non sei più dentro a quella cosa, perché giocare per me è una cosa seria, non è una cosa, non è solo un divertimento. E a me Toccati mi ricorda le giornate passate a giocare con mia sorella quando eravamo piccoli. Abbiamo avuto la fortuna di avere un'infanzia abbastanza felice, moderatamente felice direi, e di avere un giardino. Secondo me giocare l'infanzia per un bambino, avere un giardino, avere uno spazio libero dove stare, è una cosa molto importante. La cosa bella di questo giardino è che questo giardino era attaccato a una vecchia casa che aveva costruito mio nonno e che era una casa disabitata, per cui per me e mia sorella quello era il nostro regno e giocavamo lì. Quindi ho avuto questa infanzia fortunata di avere praticamente la mia casa dei giochi, che non era una casa di bambola ma era una casa vera e propria.